Bentrovati a questa nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Consiglio straordinario per approvare la nuova legge sul bollo auto, eliminate le agevolazioni per il noleggio senza conducente. La nuova norma passa a maggioranza, ancora una volta però all'interno della stessa maggioranza, Italia Viva ha votato contro. Vediamo. Il Consiglio regionale approva a maggioranza le modifiche alla legge sulla tassa automobilistica regionale, approvati anche gli emendamenti in aula presentati dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni. Il provvedimento passa con 22 voti a favore, quelli del Partito Democratico, e 14 voti contrari. Italia Viva e i gruppi di opposizione Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Toscana Domani. Ma si è arrivati al Consiglio straordinario perché deve essere pubblicata la modifica perché entra in vigore dal 1 gennaio entro il 10 di novembre con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Quindi oggi era il giorno utile per poter avere i tempi poi non solo di approvarlo ma di pubblicarla sul bollettino ufficiale della Regione. Si è fatta molta agitazione su questo ma in realtà era una motivazione molto semplice, non c'era un'urgenza per accorciare i tempi. Tempi del dibattito, ma solo per quello che ci richiede la legge. Il bollo auto eh, per tutti i cittadini rimarrà eh, per l'anno prossimo eh, esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa, perché? Perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se alle imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana, altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione nel momento in cui cambia la legge. Nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori, allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri eh, proprietari, ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto, quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche, non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa, con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter fruire di questa sospensione oggi al momento della trascrizione della cessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente, dall'altra però ci sono minori entrate, ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che eh, sono deputate alla rivendita dei veicoli di 200 euro, con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. Ma Tel Aviv ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse, che sono 9 milioni di euro, a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di coloro che più di altri stanno soffrendo. E quindi noi avevamo detto fin della settimana scorsa che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione quella condizione che queste risorse, siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità, se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente la maggioranza di governo e regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori sui nostri principi Insomma, si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese ma io credo che ognuno risponde eh, degli atti che fa in questo caso noi abbiamo votato a favore della destinazione di risorse al rafforzamento della sanità pubblica e dell'agenda sociale, eh, Italia Viva ha ritenuto invece di non votare a favore. Chiaro che questa è una riflessione che eh, noi lasciamo all'opinione pubblica, ma che ovviamente riguarda in primis il Presidente anche per quanto riguarda i nostri rapporti. Ci spiegheranno il perché di questo voto, per quanto ci riguarda, eh, sottolineiamo il fatto che il provvedimento è comunque stato approvato con i voti del Partito Democratico e quindi l'agenda sanitaria e l'agenda sociale della Regione potranno contare su queste risorse grazie al Partito Democratico. Che maggiori proventi siano destinati al sistema sanitario lo sostiene il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli che ha presentato un ordine del giorno. L'ordine del giorno del PD, primo fermatario, il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, impegna la Giunta a prevedere che i maggiori proventi derivanti dalla modifica della legge sulla tassa automobilistica siano destinati già a partire dalla prossima manovra finanziaria per l'anno 2023 per il rafforzamento territoriale del sistema sanitario regionale e per sostenere le misure per accrescere la protezione sociale dei cittadini toscani, con particolare attenzione a coloro che risiedono nelle aree maggiormente disagiate e lontane dai servizi principali. Noi abbiamo pensato di allegare un ordine del giorno al provvedimento che ci ha trovato favorevoli. Per quanto riguarda l'eventuale utilizzo, nell'ambito del prossimo bilancio, di queste risorse che verranno recuperate, per noi è importante tenere ben presente, avere priorità per quanto riguarda l'agenda sanitaria e per quanto riguarda l'agenda sociale della Regione. Le famiglie stanno soffrendo, le persone sono in difficoltà. La sanità toscana è la più pubblica che abbiamo in questo paese, siccome presumiamo che il il governo non allocherà maggiori risorse, tra l'altro, per quanto riguarda la sanità. Almeno questo dalle prime dichiarazioni che sono state fatte: noi pensiamo che mettere risorse per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale, dei servizi rivolti alle persone più fragili, per quanto riguarda il rafforzamento dell'agenda sociale, eh, sia. Eh, dare riscontro a quelle che sono le maggiori esigenze e le maggiori emergenze che le fasce più deboli della popolazione stanno attraversando. E sul provvedimento della maggioranza sentiamo come hanno reagito le opposizioni. La Giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a eh, mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona, che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio, per ricavare 9 milioni di euro, che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come il Ristoro e eh, poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più eh, dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce, ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la Regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente. E a questo punto viene da fare due riflessioni. I rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continuano a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano diciamo, un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. L'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa, a questa eh, presa di posizione diciamo, della eh, regione toscana. Riguarda il fatto che eh, le cifre che vengono, vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo. Quindi la Regione oggi ci dice che ha trovato dove esigere 9 milioni di euro in più dai toscani, da una categoria di toscani, ma non ci dice come le vuole spendere. E il sospetto è che in realtà ci sia dietro un problema più grosso di quello che in questo momento appare. La Regione toscana con un'urgenza che è tutta propria viene a chiedere a una nicchia di lavoratori 9 milioni di euro di risorse finanziarie che però non vuole dire dove saranno finalizzate. Quello che è il dubbio in questo momento è che eh, si stia cercando di battere cassa più possibile per risolvere dei buchi di bilancio che in realtà come nodi al pettine arriveranno a dicembre quando saranno presentati i bilanci e l'ipotesi alla Commissione. Consiglio regionale. Allora, intanto a beneficio di chi ha seguito questa discussione, va detto punto primo: è stato chiesto un Consiglio straordinario di urgenza, quindi convocato di proposito con i costi che ha un Consiglio straordinario. La motivazione della richiesta di urgenza da parte del presidente Gianni era, era la necessità di adeguarsi ad una legge, la legge numero 504 del 1992. Cioè, è dal 1992 che le tariffe del bollo auto si fissano entro il 10 di novembre. Il presidente Gianni, il 2 di novembre, si rende conto di non aver fatto l'adeguamento delle tariffe del bollo auto e convoca un consiglio di urgenza per farle il 2 di novembre. Primo punto. Secondo punto, cosa si va a fare? Si va a stabilire che in Toscana dal 1 di gennaio del 2023 chi ha un'auto a un noleggio a lungo termine dovrà pagarci sopra il bollo auto. Cosa che fino ad oggi questo non veniva fatto. Chi è che ha auto con il noleggio a lungo termine? Professionisti, imprenditori, partite IVA, categorie che mi pare che negli ultimi anni di vestazioni ne abbiano già avute abbastanza. Queste figure dal 1 gennaio del 2023 dovranno pagare anche il bollo auto. Terzo punto, che è forse è quello più strano, diciamo, che alimenta... Questa discussione. La Regione Toscana aveva la possibilità, cioè la regione toscana, grazie, a questa, grazie a questa modifica normativa, andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato, che destinerà al comparto della sanità. Tutto bene. Allora, noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022. Perché, cosa è successo alla sanità toscana nel 2022 e perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla Regione Toscana di incassare questi 9 milioni di extracredito è la legge di stabilità del Governo del 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Cioè, la Regione Toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022, andando a incassare nel 2023. Quindi, o nel 2022 è successo un cataclisma nella regione toscana e nella sanità toscana, per cui servono 9 milioni di euro in più, e il presidente Gianni ci deve spiegare cosa è successo. Oppure il presidente Gianni ci deve spiegare perché ha rinunciato ad incassare 27 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. O ha perso 27 milioni. O quest'anno è successo un cataclisma per il quale il prossimo anno servono 9 milioni in più? A questa domanda nessuno ci ha risposto. La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD, non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio, quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo. Eh, dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche eh, sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni. Quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto. Siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fattispecie di riferimento. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine, così come fa riferimento alla normativa nazionale, o anche a quelli a breve. C'è molta confusione, eh. c'è anche divisione all'interno della maggioranza. Abbiamo visto, ecco, Italia Viva eh, che non è stata eh, a votare questo provvedimento. E consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minori a carico o con gravi disabilità. Questa è la Lega del fare. Noi diamo, cerchiamo di dare risposte, cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione. E l'arroganza la ha la meglio rispetto a quello che potrebbe essere il buonsenso, il dialogo con l'opposizione. Passano anche cinque ordini del giorno, collegati. Il primo, affirma Elisa Tozzi, del gruppo misto Toscana Domani, passa con 15 voti a favore l'astensione del gruppo PD e del Movimento 5 Stelle. Con questo atto di indirizzo si impegna il Presidente e la Giunta regionale a destinare le maggiori entrate all'erogazione di contributi per l'efficientamento energetico degli edifici e dei cicli produttivi delle aziende toscane, anche mediante la costituzione di un apposito fondo di bilancio. Ma assolutamente è un tema di attualità. Finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni, ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla, alla soglia del deragliamento. Quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario. Dall'altro, però, sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione, eh, come dire, definita, eh, quasi. Inaspettatamente eh, è stato approvato, è passato diciamo, al voto dell'Aula eh, un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente dava, cercava almeno di dare una risposta eh, alle imprese. Eh, ovvero prevedendo che queste risorse eh, andassero eh, a, eh, ad essere destinate per quanto riguarda, diciamo, interventi strutturali eh, per far fronte a caro bollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi. A noi sembra che eh, oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità. Abbiamo, come dire, scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece eh, alla sanità che già l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno eh, non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario. Oggi invece siamo riusciti a dare, grazie a questo ordine del giorno, eh, anche un indirizzo specifico a sostegno della, del, del sistema produttivo. Io credo che sia davvero eh, un segnale importante. Aggiungo che eh, anche Italia Viva, componente della maggioranza, ha ritenuto di seguire eh, questa nostra eh, diciamo intenzione di eh, dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni evidentemente registrando una maggioranza che eh, come dire su alcuni temi eh, come abbiamo già visto eh, ha delle spaccature quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro è tutto grazie di averci seguito e buon proseguimento con i programmi di TVL